Ben ritrovati su Telebelluno ad una nuova puntata di Fiori e Piante della montagna bellunese. Buondì Ettore. Ciao, e siamo vicini. E siamo vicini. Vedere, soltanto per questione di immagini. Esatto, Silvana. Anche se mi piace la Georgia in realtà. Allora, oggi Ettore parliamo delle composite, perché tante volte le abbiamo descritte attraverso questo programma, le hai descritte attraverso questo programma, la più comune è sicuramente la margherita, ma oggi davanti a noi c'è un prato pieno di composite e quindi una... Te la descrivo. Ti voglio far conoscere il Senecio erucifolius, una composita diffusa a fondovalle di tutto il Bellunese, in particolare vicino al Greto del Piave, ma che si può incontrare anche tra i cespugli del Monte Serva fino a circa 1000 metri di altitudine. Il suo areale comprende tutta l'Europa e anche parte dell'Asia, rimanendo comunque non comune nella nostra penisola, dove è presente con vaste lacune. Si tratta di una pianta erbacea perenne, alta circa un'ottantina di centimetri, che presenta il fusto eretto, peloso e striato in maniera molto evidente. Le foglie, dal profilo ovale, appaiono profondamente pennate con i segmenti dentati. I capolini fiorali, disposti in un ampio corimbo, a volte assumono la forma di una pannocchia corimboiforme. Il loro diametro non supera il centimetro e mezzo e presentano l'involucro generalmente campanulato con una fila di 4 oppure 6 brattee esterne. I fiori del raggio, ligulati e lunghi circa un centimetro, hanno una bella colorazione giallo-limone. Quelli del disco, invece, campanulati, si presentano con una tonalità più scura. Si impollinati e si trasformano in dei piccoli frutti con diverse costolature e un pappo che trasporta i semi ad una certa distanza dalla pianta madre a colonizzare altri terreni. La fioritura, a seconda dell'altitudine, inizia a luglio per terminare a novembre inoltrato, praticamente alle prime gelate. Ma Ettore, chi è il botanico che l'ha studiato e da cosa è stato influenzato? Senti, prima cosa volevo chiederti, qual è il botanico che noi abbiamo citato più volte? Carlo Linneo. Brava. È stato proprio il nostro amico Carlo Linneo che ha classificato questa pianta e ha dato il suo nome alla specie. Egli è stato influenzato dalla forma delle foglie, le quali lontanamente assomigliano a quelli dell'Eruca sativa, una crucifera commestibile della quale abbiamo già ampiamente parlato in un precedente incontro. Quello comune di senecione serpeggiante usato dalla gente contadina invece sottolinea come i suoi rizomi siano molto ramificati e spesso toloniferi. Allora Silvana, per oggi è davvero tutto, noi ci ritroviamo alla prossima puntata di Fiori e Piante della montagna bellunese. Adesso che abbiamo finito di registrare torniamo lontanissimi, vero? Certo. Guarda.